cosa fai là? Cosa fate? Ah, è voluto vedere la mia ricetta di oggi. Giustamente, perché tanto il perse può muoversi come vuole. Esatto. Oggi facciamo il famoso pane toscano, il pane sciocco, il pane senza sale. Brava. Ecco. Senza sale, ma adesso ti faccio vedere, perché il sale ha una funzione importantissima. Innanzitutto è uno dei pani... Tu proverai come sa di sale lo pane altrui, ecco. No? Così diceva Dante. Esatto, esatto. Per farti capire che è un pane che ha delle origini antichissime. Che fuori dalla Toscana, però, insomma, era abbastanza poi un pane... In realtà all'estero è molto famoso il pane sciocco, perché ha una tradizione lunghissima in Italia, ma interessa questo pane senza sale, perché in realtà il sale nella panificazione è importantissimo, ma fare il pane senza sale bisogna anche sapere come farlo. Il pane delle velina senza sale, perfetto. Certo. Allora, in realtà lo facciamo con la farina tipo 2 di grano tenero, macinata a pietra, quindi con una leggerissima parte di fibra, 300 g d'acqua, andiamo a metterla quasi tutta, e poi iniziamo ad impastare. Sale che... il sale ha una funzione, quindi nel pane senza sale spieghiamo l'importanza del sale, paradossalmente, no? Perché il sale ha la funzione di... non è soltanto quella di dare il sapore del sale all'interno dell'impasto, ma ha una funzione tecnica, che è quella di rafforzare e irrigidire la maglia glutinica. Quindi anche nel pane senza sale io metto comunque 2 grammi di pane per mezzo chilo. 2 grammi di sale? Di sale, per mezzo chilo di pane, proprio perché il sale non si sentirà, il pane sarà sicuramente dolce, ma darà questa funzione per riuscire ad avere un impasto che non sia eccessivamente appiccicoso e colloso. Vado a mettere il nostro lievito di birra, che sono 4 grammi, impasto bene. Senza sale, non è dolce, è proprio un pane senza sale. Esatto, si sente molto il sapore della farina. Esatto. E qui viene fuori la grande qualità di utilizzare una farina gustosa, soprattutto in questi pani. Impasto con il lievito, metto appunto pochissimo, 2 grammi di sale per mezzo chilo, che non lo sentiremo, ma ci aiuterà a livello tecnico. Finisco con l'acqua, finisco di impastare e dopodiché faccio riposare il nostro impasto per un'ora a temperatura ambiente. Ci vediamo tra poco, perché poi ti faccio vedere bene come trattarli i pani senza sale. Va bene, vado dal pane di Fulvio Marino, che sta facendo il pane sciocco. Hai detto Serena, se vuoi venire a vedere il pane, perché tutti amano vedere fare il pane, no? Esatto. Perché è una cosa bella. Sciappo a Roma e sciocco sciappo a Roma, Firenze. A Roma si dice sciappo senza sale. Esatto. Sciocco invece a Firenze, quindi il pane è proprio toscano per eccellenza, pane senza sale. Abbiamo impastato semplicemente farina di grano tenero tipo 2, 500 grammi con 300 ml d'acqua, le abbiamo impastati un po', dopodiché abbiamo aggiunto il nostro lievito di birra, in questo caso 4 grammi, e poi alla fine, anche se è un pane sciocco senza sale, 2 grammi, che è una quantità bassissima, di sale li abbiamo comunque aggiunti, perché ricordiamolo, il sale ha una funzione tecnica negli impasti, il sale serve a rendere più rigida la maglia glutinica. Gli impasti senza sale tendono a diventare molto appiccicosi e quindi poco lavorabili. Quindi un pizzico di sale sempre ci vuole, anche nel pane sciocco. Questo è l'impasto appena fatto, che volevo farti vedere come deve venire, perché a casa spesso questi impasti ci vengono troppo appiccicosi. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fermarci un attimo e dare appunto l'impastata in questo modo, no? Rafforzando il glutine in questo modo, piegando la pasta su se stessa, la nostra pasta diventa più malleabile. Andiamo a farla riposare un'oretta a temperatura ambiente, e qui oggi mi vedrai dare tante pieghe all'impasto, Antonella, perché servono proprio a lavorare gli impasti che il sale non ce l'hanno, e quindi dobbiamo... Perché il sale aiuta in realtà. Il sale è importantissimo nella panificazione, tende anche a rallentare il lavoro dei lieviti, che altrimenti andrebbero troppo veloci, e tende anche a far diventare i nostri impasti più facili da lavorare. Vedi, non essendoci si fa più fatica. No, più che altro bisogna semplicemente saperlo, quindi dopo un'ora a temperatura ambiente noi andiamo di nuovo a piegare il nostro impasto in questo modo, dando proprio delle pieghe e rimettendolo in ciotola. A questo punto andiamo in frigorifero, quindi facciamo lievitare il nostro impasto lentamente, proprio perché senza sale dobbiamo rallentarlo con la temperatura. E quindi quanto ci va? Circa 8 ore in frigorifero. E andiamo a questo punto a fare la pagnotta vera e propria, no? È molto semplice, però i passaggi sono fondamentali. Lavoriamo con una pasta lievitata, e quindi andiamo a prepararci. È una questione comunque di sapori da bambini, no? Se tu sei abituato a mangiare il pane senza sale. Peraltro il pane, lo sai che a me mi diceva sempre mia nonna, che il pane non si butta mai. Mai, perché poi, a parte che lo puoi sempre riutilizzare. Esatto. Beh, io delle volte, che se mi capita, perché può capitare, no? Io mi sento in colpa e faccio come faceva mia nonna, lo bacio. Mia nonna, se doveva buttare il pane, perché poteva succedere, lo baciava prima di buttarlo.
Vedi, ma tu pensa. Perché era un segno di rispetto. Tant'è che i piatti, soprattutto nella cucina toscana, con il pane certo, fermo, ci sono, la panzanella, bravissima. Ma poi adesso lo frulli e lo usi come... Vabbè, io resto qui, grazie, lasciatemi. Passato questo tempo, che cosa succede? Stendiamo l'impasto piano piano sul nostro tavolo e andiamo a crearci, vedi, un filone, andando a richiuderlo su se stesso e chiudendo le parti laterali. Mm-hmm. Guarda qua, lavorando proprio con una pasta che ha già... ha già fatto la sua lievitazione. La chiudiamo. In questo caso io prendo un cestino un po' rettangolare, lo vado a schiacciare leggermente e lo faccio lievitare per 3 ore a temperatura ambiente. Guarda come deve diventare. Mazza, raddoppia, triplica. Sì. Cicciottone. Pane senza sale, che ci sono diverse versioni della storia, ma è un pane antichissimo e che si pensa sia per abbinare il pane a, diciamo, ai classici salumi toscani, ma soprattutto tra la disputa tra Pisa e Firenze, Pisa con il porto che blocca l'arrivo del sale a Firenze, i fornai fiorentini decidono di fare pane senza sale. Perché la necessità aguzza l'ingegno, in cucina e nella vita. Che diventa uno dei pani più importanti che abbiamo in Italia, no? Da una necessità diventa un'eccellenza. Questa è una cosa che mi piace molto sulla panificazione. 3 ore a temperatura ambiente, lo vediamo proprio bello lievitato, schiacciandolo, vedi che torna di nuovo su. Posso? Vai, certo. Vedi? Vedi che non rimane così, vuol dire che è lievitato bene. Certo. Questo è il momento in cui siamo pronti per andare in forno. E che cosa succede? Adesso delicatamente facciamo scendere la nostra pagnotta, eccolo qua, e non facciamo nient'altro che infornarlo, non diamo tagli, anche perché qui senza sale il nostro pane tenderà anche ad allargarsi, non ci servono i tagli, andiamo a 240 gradi per 50 minuti. 50 minuti, Lori, Per, se volete venire a assaggiare il pane? Non è stato e chiamato... Poi, eccolo qua. Il fatto che sia sciapo è interessante perché poi ci mettiamo i salumi toscani. E io siccome mi sono parlato un po' di finocchione... Ma guarda che bello che è questo pane. Adesso lo tagliamo, senti, per vedere com'è. Mio, cos'è successo? È caduto qualcosa. Senti anche il rumore. Eccolo qua, guarda. E l'alveolatura deve essere abbastanza fitta proprio in questo modo, che è tipica di questo pane, no?